Buonasera signore e signori, sono Esce88, benvenuti quest'oggi in un nuovo video. Un nuovo video che in realtà non ci doveva essere, ma doveva essere sostituito da... sostituito da un altro video, ovvero un video che ho attualmente ancora nel mio computer e che YouTube però non mi fa pubblicare, per dei motivi chiaramente che solo YouTube conosce, di un unboxing che doveva appunto uscire i primi di dicembre, perché avevo ricevuto in anteprima l'accesso per acquistare un paio di Jordan 11 Concord che appunto sono uscite l'8 di dicembre, ma io avevo la possibilità, ho avuto la possibilità di acquistare una settimana prima e di poterle farle vedere appunto una settimana, 5 giorni prima degli altri e della release ufficiale. Chiaramente assieme a quella c'era anche la mia collezione di Jordan 11, ma YouTube ha deciso di praticamente farmi buttare via 3 ore e mezzo di editing di video, in cui mi sono arrabbiato e qui i miei amici lo possono confermare su Discord, perché appunto YouTube non mi riusciva a caricare il video, non mi riesce tuttora a caricare il video, ovvero staziona sulla fase di caricamento. Tra l'altro l'ho lasciato tipo in carica il video e in editing automatico di YouTube per 3 giorni di fila, chiaramente non si è mai mosso. Allora ho detto, beh, proviamo con questo video, altrimenti non so più che cosa inventarmi. Chiaramente il video, se riesco a caricarlo adesso, avrebbe poco senso, perché chiaramente sono passati un po' di giorni. Un po' di giorni che chiaramente ho passato un po' a giocare su COD, tra gli impegni di lavoro, e che sono aumentati ovviamente in vista delle feste natalizie. E ne è uscita appunto sabato questa partitina che mi sembra finisca con una trentina di uccisioni a 4, a 5, in cui prendo l'elicottero cecchino e stavo utilizzando per la prima volta Zero, che è lo specialista, la nuova specialista appunto aggiunta in COD Black Ops 4, che riprende un po' quella che era l'utilizzo delle granate EMP, ovvero quelle impulsi elettromagnetiche che andavano a disattivare temporaneamente l'interfaccia HUD degli avversari, e in più ha la possibilità, come arma specialista, come final move, anche la possibilità di interferire, di prendere talvolta le score streak avversarie e o di distruggerle o di usarle appunto assieme a alcuni strumenti degli specialisti, vedi gli scudi di Torque, appunto di prenderne possesso e di utilizzarle a fini se stessi. Quindi è molto molto divertente, anche se ultimamente è un po' troppo overused questa specialist. E sto vedendo che anche oggi ho giocato, prima di registrare il video, non si riesce più a chiamare una score streak o kill streak o come volete, anche se credo che in questo caso si parli di score streak, non si riesce più a mantenerle. Infatti in questa partita che avevo messo WAV, Hellstorms e elicottero cecchino, tempo di chiamarlo 2 secondi e poi me lo buttano giù, chiaramente con l'avversario che stavo utilizzando, lo specialista Zero. Un Call of Duty che più sta andando avanti, più hanno aggiunto qualche particolare adesso con delle nuove mimetiche, delle nuove varianti di armi, e più a me risulta ancora più schifoso. E vi dico questo perché sto trovando sinceramente soltanto degli italiani con l'asciugamano nelle gambe, come si suole dire adesso, che stanno giocando e sembrano tutti dei pro player, altrimenti che giocano chiaramente soltanto con Spitfire e fuoco rapido. E poi chiaramente le connessioni, che di questo gioco particolarmente, fanno veramente ribrezzo. Sto rimpiangendo World at War, infatti vorrei riniziare a rigiocare a quello, anche se l'ho disinstallato, perché a me sinceramente all'ultimo piaceva. Forse i COD diventano migliori quando non c'è più gente che ci gioca. La partita praticamente sta per terminare perché era un'uccisione confermata, quindi spero di poter continuare a caricare altri video senza che YouTube mi metta lo zampino davanti, non mi ricordavo come si termina. Quindi spero che questo video chiaramente vi sia piaciuto. Vedo un po' di organizzarmi in qualche modo e di riuscire a portarvi un altro video il prima possibile. Un ciao da 88. Ciao ragazzi.